The world we are preparing, Winston, is a constant victory, a constant triumph. You are beginning to accept it. You will soon welcome it. And finally, become part of it. Buonasera, buonasera, siamo qua sulla piattaforma del Patto Julian Assange e questa sera stiamo trasmettendo in contemporanea anche su Becciolini Network e su Homo Sapiens. Abbiamo noi Glauco Benigni. Glauco Benigni sicuramente voi lo conoscete meglio di me, tra l'altro è uno dei maggiori, io credo il maggiore esperto di comunicazione e di social, quindi chi meglio di lui può affrontare questo tema che questa sera affronteremo. Avete visto come sigla abbiamo messo un estratto del film 1984 tratto dal libro di George Orwell, perché il tema che noi tratteremo questa sera non sarà solo la predominanza dei social, ma anche quello che sta accadendo in queste ultime ore tra moltissimi utenti che stanno migrando in massa, ad esempio da WhatsApp. Già io dei miei contatti 450 sono migrati a Signal e stiamo facendo una pubblicità a Signal, e tra l'altro anche oggi il giornalista Porro, Nicola Porro, con i suoi 129.000 contatti sul suo canale YouTube ha invitato i suoi utenti a passare a Signal. Quindi sta accadendo qualcosa di veramente importante, probabilmente tutto dovuto anche alle ultime mosse sia di Zuckerberg che di Twitter, che hanno in qualche modo, anzi hanno censurato il presidente, ex presidente Donald Trump. Glauco, buonasera. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Tu cosa ne pensi di quello che sta accadendo? Quali sono le tue valutazioni da professionista? È una domanda molto particolare. Anche. Io penso che non si può esprimere valutazioni sul motore elettrico senza sapere chi ha i brevetti dello stesso motore elettrico. Quindi non si possono esprimere valutazioni sui social senza sapere chi ha i brevetti della rete, perché questo è stato dimenticato. C'è la rete, i social, meno male, andiamo lì. Un attimo di storia va fatta per capire perché siamo arrivati a questo punto, perché siamo partiti da questo. La rete nasce per volontà del Ministero del Commercio americano. Chiaro? Chiaro. Ministero del Commercio americano. Il quale? Prende i brevetti dei militari, prende i brevetti di alcune accademie e così via, non sappiamo quant'altro. Insomma, a un certo momento ci dice che c'è una sigla che si chiama ICAN, scritto ICAN, che rilascia i domini, cioè agli stati gli dà il dominio con finale punto it se sei italiano, punto fr se sei Francia, punto UK se sei Inghilterra, punto ru se sei Russia, glieli dà l'ICAN agli stati, e questi sono i domini iniziali. A un certo momento si cominciano a rilasciare dei domini che non hanno niente a che vedere con gli stati. Il punto com è di uno stato? No. Allora, perché dico questo? Perché la gente deve capire, ma devono capire, che il territorio fisico sul quale noi siamo nati, cresciuti, siamo stati tristi, felici, abbiamo fatto i debiti e così via, i figli, e nel quale stiamo ancora, no, è molto, però è diverso dal territorio digitale. Quindi lasciamo perdere il punto it, che potrebbe essere, diciamo, in qualche modo ricondotto alle norme, alle leggi del territorio italiano, ma prendiamo il punto com.
Com individua una porzione di che cosa? Perché questa è l'altra domanda che bisogna farsi, no? Cioè, quel che cosa, che cos'è? Si chiama cyberspazio. È un pappone sterminato di bit and byte, di 0 e di 1, all'interno del quale operano una serie di infrastrutture che sono server, calcolatori con capacità straordinarie e soprattutto cavi, quando non ci stanno anche i satelliti per trasferimento di natura transoceanica. Bene, in questo dominio.com ci sono giustamente dei domina, cioè il plurale di dominus. Chi sono i domina? Sono coloro i quali posseggono di quel dominio. E allora che cosa hanno fatto questi domina? Te lo danno, te lo fanno usare. Ma noi che ci dobbiamo fare questo dominio? Dobbiamo diventare ricchi, potenti e controllare la gente? Vabbè. Allora glielo diamo, glielo facciamo usare. E si stabilisce lo stesso rapporto che c'era nel 1200, nel 1300, con i feudatari, cioè con il dominus. Che faceva il dominus? Che diceva? Allora, tu non conti niente. Chiaro? Chiaro. Beh, questo è quello che ti offro io. Se tu vuoi, vieni. Diciamo, in quel caso erano appezzamenti di terreno. In questo caso sono appezzamenti di bit and byte, cioè sono pezzi del suo dominio, nel quale tu vai e che fai? Ci porti le tue carrabattole, no? I tuoi animaletti, le tue cose, le tue carriole, i tuoi semi di zucca, pianti, fai i tuoi blog, fai quello che facciamo noi. Il dominus ti guarda dal suo algido server e dice: oh, è entrato un altro insetto nel mio territorio, perché questa è la realtà. Un attimo. Poi il dominus dice: però questo qua fa delle cose interessanti, allora di questo qua io mi prendo alcune cose. Intanto io prendo i dati, no? Dati, i dati me li dà, me li deve dare, non glielo dico nemmeno, me li prende e basta. Poi se lui fa delle cose interessanti, dove per esempio ci posso mettere la pubblicità, mi prendo pure quello. Se lui fa delle cose per cui crea movimento all'interno di un social network e così via, va bene, allora lo facesse, così lo continuo. Quindi il problema che la gente deve capire è che non è che ci fanno un favore. Uno, noi abbiamo un rapporto, abbiamo stabilito un rapporto con un dominus, però qua casca l'asino. Per alcuni dice: no, perché poi io opero in Italia, quindi le leggi del territorio italiano devono valere per le leggi del territorio del dominus. Allora, e qua entriamo in una zona molto ambigua. Perché? Perché in qualche caso è così. È ovvio che se io operando nel territorio del dominus commetto un omicidio. Se io operando nel territorio del dominus faccio delle frodi, ingaggio la gente, vendo la roba che non... Insomma, se io infrango delle leggi che sono le stesse del mio territorio, allora il magistrato del territorio ha facoltà di intervenire e sembra che funziona tutto quanto. Qual è il problema? Il problema è quando il dominus infrange le leggi del territorio. Fino a qua ci siamo. Se il dominus decide di ucciderti, cioè di cacciarti via, infrange le leggi del territorio, perché l'articolo 21, in quel caso specifico italiano, di quel territorio non consentirebbe al dominus di cacciarti via. Ma il dominus lo fa addirittura a casa sua con il presidente della Repubblica, ex presidente degli Stati Uniti, perché lo fa nel suo territorio. Allora dice: ma c'è la Escoposta che va lì, gli chiude. Teoricamente,
ma ci vuole una volontà politica e poi parleremo di quello. Adesso che succede? Che in alcuni territori fisici, la Russia, c'è uno che si chiama Vladimir Putin, il quale dice no, fermi tutti. Il dominus sui russi non può infrangere le leggi della della tradizione normativa russa. Se lo fa, io lo caccio via. Ma quello è in Russia. In tutto il resto del mondo, in Cina forse, i cinesi, anche loro, i cinesi tutelano il loro territorio, non dal punto di vista della libertà dell'espressione, dal punto di vista di scorribande commerciali, però tutelano. Anche gli iraniani tutelano, anche mi sembra i vietnamiti, i thailandesi e i turchi, alcuni per motivi di destra, diciamo, altri per motivi sempre di destra, però venduti per sinistra. Ma noi non siamo turchi, non siamo thailandesi, non siamo protetti da Putin e, non ci, e così via. Quindi siamo in balia delle scorribande del dominus. E questo cappello credo che sia, debba essere chiaro. In America, scusa Glauco, quindi tu vuoi dire il dominus in questo caso, parlando di Facebook, noi siamo sul suo territorio, quindi lui contravviene alle leggi che possono essere italiane, però dove si trova fisicamente il dominus di Facebook? Si trova sul server in America o altri paesi del mondo. Si aspetta un attimo, qui c'è un problema qua, dicono tutti che c'è una eco, io mi devo scusare, ma ci abbiamo provato prima a sistemarla, ragazzi, e non ci problema. Se c'è un eco, e questo non è un problema che probabilmente dipende dal tuo computer, perché l'eco su StreamYard non c'è. Ora spero che non sia di troppo disturbo. Non voglio imputare a nessuno, ieri sera non c'era, stasera. Basta, è così. E non siamo riusciti a uscire. Prova, scusa Glauco, tecnicamente a rimettere le cuffie, vediamo un po' cosa ci dicono i nostri ascoltatori. L'avevo fatto prima con le cuffie. Comunque tu mi avevi fatto una domanda adesso, ma i server, me la ricordo, perché ti sto per rispondere. Gli americani si sono anche attrezzati, non è che non si sono attrezzati, tant'è che l'antitrust, mi senti? Pronto? Ti sento benissimo. Allora, okay. si sono ben attrezzati, no? Però l'antitrust recentemente, sono 2 anni, no, così è peggio, così guarda, è peggio, così guarda. Non posso farlo. Allora, l'antitrust sono 2 anni che chiama i soggetti, in particolare Facebook e Twitter, perché Google, YouTube li chiama di meno, essendo un antitrust di mano venata, diciamo, da interessi repubblicani trampiani, li stringeva alle corde, diceva questo non lo devi fare, questo non lo devi fare, questo non lo devi fare, e addirittura dice se continui così ti metto in discussione quel privilegio che si chiama sezione 230, che esenta i service provider dalla responsabilità penale, civile, legale, eccetera, sui contenuti. Perché poi c'è pure questo aspetto qua, che è un'altra cosa ancora, che i social network sono esentati dalla responsabilità sui contenuti, in una prima fase, perché poi invece si sono accorti che a loro conveniva molto intervenire sui contenuti per conto di qualcun altro, e quindi in una seconda fase si sono messi a fare i gendarmi e hanno cominciato a fare i censori, quindi fanno i censori, ma vogliono continuare a essere considerati come coloro i quali non hanno responsabilità sui contenuti. Pensa che potere, poi vedremo per quale motivo, secondo me, hanno questo potere. Perché questo potere non è che nasce dal nulla, ci sono dei motivi, c'è un'origine. Allora, torniamo agli americani. Gli americani hanno chiamato loro e hanno detto, vabbè, l'antitrust adesso lavora,
e ha prodotto 430 pagine di roba in cui si dice no, questi devono fare i bravi, queste cose non le possono fare, devono essere, devono mettere a disposizione degli esseri umani e non degli algoritmi per dialogare con i loro utenti, eccetera, eccetera, eccetera. Però questa roba doveva andare al voto e invece si è fermata. Quindi non sappiamo se l'antitrust di Biden confermerà ciò che l'antitrust di Trump stava mandando avanti. Così come non sappiamo, perché contemporaneamente la Commissione europea ha prodotto un imponente pure loro dossier che dice le stesse cose. Quanti dicono vogliamo limitare il potere perché non è giusto, vogliamo richiamarli alle norme esistenti, eccetera, eccetera, che si chiama Digital Service Act, all'interno del quale c'è una sezione che si chiama Digital Market Act, che si esprime come abbiamo detto. Bene, quindi teoricamente le grandi assemblee, l'assemblea, il congresso americano e l'Unione Europea, teoricamente hanno formulato anche per iscritto delle norme per riprendere in mano le redini di questi che sono andati, sono diventati troppo. Ma anche lì la Commissione europea si è fermata. Perché si è fermata? Perché i lobbisti di Google, di Facebook, di Twitter, di quanti altri sono lì, di Amazon e di Microsoft, cioè il gruppo del FAGAM, quelli che si chiamano gli over the top, the big tech, l'impero di Silicon Valley, come da baratti, che sono i grandissimi, che sono arrivati a capitalizzazioni in borsa, che c'è anche il gioco in borsa, poi non so se abbiamo tempo, hanno detto piano, che fretta c'è, e si è fermato tutto. Allora, la cosa, queste, diciamo, vessazioni che i grandi social network esercitano su alcuni dei loro utenti, perché mica su tutti, in latenza dovrebbero essere ridotte, però per il momento continuano così. E c'è una deregulation interna che deriva dal comportamento sui diversi territori. Una cosa è applicare le leggi del territorio fisico, che non si possono sempre applicare, e un'altra cosa è invece riconoscere la facoltà e quindi le norme del dominus di comportarsi come gli pare sul suo dominio, sul suo territorio digitale. Io potrei continuare, però mi fermo perché magari tu mi vuoi chiedere qualche cosa. Ma no, vedi, Glauco, però questo, perché ha letto i tuoi libri, perché ci segue sul patto Julian Assange, abbiamo affrontato anche con Homo Sapiens questa tematica. Diciamo che all'ordine del giorno, soprattutto in questi due giorni, c'è la supposta fuga di moltissimi utenti che vogliono andare via da Facebook e sono andati via da WhatsApp, come ti dicevo. Proprio Nicola Porro questa mattina, 129.000 iscritti, ha invitato anche, Roberto Moroni, il giornalista che si trova in Florida, ha invitato ad andare su Signa. E lo stesso Elon Musk ha detto: io esco da WhatsApp e vado su Signa. Sì, sì. Signa, anche ricordiamo, anche Snowden, esatto, anche Snowden. Signal, per chi non lo sapesse, non è un vero e proprio social, è un programma di messaggistica esattamente uguale a WhatsApp. Ora la domanda che io ti faccio, Glauco, è: ma dietro Signal chi ci sarà? Perché è un programma open source. Dietro Signal per il momento l'unico che si individua è un signore che viene definito un anarchico, cioè tale Moxie Marlin Spike. Chi è Moxie Marlin Spike? Non sappiamo. Cioè, diciamo, è una persona fisica un po' come il creatore dei Bitcoin. No? Già, c'è da farsi anche questa domanda. Allora, queste start-up prendono forma
Allora, diciamo che in questo momento, ovviamente, la soluzione dietro l'angolo sembra essere la migrazione, no? Per non parlare l'esilio. Comunque uno dice va bene, basta. A me in questo, diciamo, territorio, in questo dominio mi trattano troppo male, me ne vado da un'altra parte. Dunque qua dobbiamo graduare però. Perché un conto è che tu sia entrato tre mesi fa e non hai interesse in quel dominio. Un altro conto è che ci stai da 5 anni, da 7 anni, da 10 anni, come ci stanno alcuni, e che in quel dominio tu c'hai un pezzo della vita tua, perché c'hai le tue relazioni, perché ci hai messo in piedi il giornalino della parrocchia o del partitello o del movimento dell'ultima ora, oppure perché ci trai denaro, perché su YouTube ti danno il cost per thousand, gli porti, se tu gli porti 1 milione di spettatori ti danno anche 1000 euro, per cui c'è ci campa. Bene. Quindi qualcuno può uscire, altri hanno molte difficoltà a uscire, perché uscire significherebbe, è come quando ti cacciavano via da Atene, cioè diventavi un esiliato. E poi poi dovevi scrivere dei libri, come diventi Dante Alighieri, capito? Che non ti vogliono a Firenze. Poi dice quanto amaro scendere e salire l'altrui social, perché io c'avevo social. E questo è un aspetto purtroppo molto duro per alcuni. Poi ci stanno quelli che invece hanno fatto degli esperimenti e possono cambiare. Allora vanno da qualche parte. Per un periodo è andato di moda VK, no? VK e Telegram. Beh, sono andati tanto di moda. Fondatore Pavel Durov, figlio di un russo che comunque c'aveva del denaro, perché lui studia a Torino e lui è definito, si definisce un anarco-capitalista, acerrimo amico di, guarda caso, di Putin. Chi è questo? Allora, come sempre, poi sempre è l'estrema destra, ma non lo so che cosa ci sia, però so che questo signore ha cominciato lui a vagare, è dovuto uscire dalla Russia originaria, è andato a Berlino, dove ha rimesso in piedi, poi pure da Berlino se n'è dovuto andare, adesso è finito a Dubai, dove si dice che ospiti anche i terroristi arabi. Per cui è vero che uno dice vado via, bla bla bla. Poi vogliamo continuare, c'è Reddit, Tumblr, TikTok, Mastodon, Rumble. Chi sono? Mewi. Poi c'è Mewi. Mewi è stato improvvisamente, sembra, riempito da quelli di QAnon, come li chiamate? Trump. We are for Trump. Quelli che sono per Trump e che hanno messo in piedi tutto da un anno. Adesso ne vedremo delle belle, vedrete, Trump cambierà il mondo, non vi preoccupate, eccetera, eccetera, eccetera. Il fondatore però, stranamente, è uno che si chiama Mark Weinstein. Allora, chissà, chi ha degli echi di cultura ebraica, sa che Weinstein è un signore sicuramente ebreo. Tant'è che lui aderisce alla Jewish, una cosa di filantropia Jewish. Che vuol dire? Che comunque lì c'è un controllo di mano Jewish philanthropist, cioè molto orientato, non è che sia, cioè c'è una connotazione editoriale che poi alla fine scatta con le sue censure, è ovvio, no? Poi c'è questo Signal che serve a telefonare e chattare, si scarica da Google Play, piace a Elon Musk, piace a Snowden, piace a molti dei commentatori, diciamo, chic italiani, è open source, non c'è la pubblicità, non conserva i metadati. Bisogna andare a vedere.
Poi ce n'è un altro che è arrivato adesso che si chiama Gab, anzi non è arrivato adesso, sta in piedi da tempo, però adesso va a arrivare di moda. Eppure là ti dicono subito, c'è dentro l'ultradestra USA. Ma io non lo so chi c'è dentro, parliamoci chiaro, io mi guardo bene dal dito, c'è questo, c'è quello. Comunque no, il fatto è, perdone se ti interrompo, ad esempio VK, io non lo so se dietro c'è l'ultradestra russa o europea. Il problema è che su VK quelli che sono stati censurati 2 anni fa, The Casa Pound, Forza Nuova, eccetera, si sono poi, hanno migrato. Sì, però adesso facciamo l'altro pezzo di discorso che cominciamo prima. Tu puoi migrare, però io ti dico una cosa. Il giorno in cui tu su VK fai 100 milioni di visionamenti, cioè il giorno in cui tu diventi un influencer, per non dire un opinion leader, o il giorno in cui la tua striscia su VK in streaming emula quello che facevi su Facebook, ma tu sei sicuro che VK non ti dice qualche cosa? Non ti dice qualche cosa, sei d'accordo? Perché fino a quando tu sei intermedio, che porti un certo numero di viewers, va tutto bene. Perché lì c'è spazio per tutti. Il brutto, cioè la cosa da vedere, cioè se Trump non ci avesse 97 milioni di follower, non ci sarebbe bisogno di censurarlo. Perché quanti come Trump che dicono le stesse cose di Trump non hanno bisogno di essere censurati? E credo, fanno 500 persone, fanno 1000, fanno 10.000, non c'è bisogno. Il problema è quando diventi un grande influencer. Allora lì scatta un'altra dimensione. Il rapporto con il social network dipende anche da chi sei. E allora uno penserebbe, più sei importante, più ti rispettano. No, non sempre. Vale una cosa che io chiamo l'ossimoro di l'ossimoro, cioè le cose apparentemente opposte che contengono due verità contrapposte, cioè tanto più sei visibile, tanto più devi essere controllato. Ok? Cioè c'è un bipolo che si chiama libertà controllo, che è quello che io utilizzo sempre per tutte le analisi. Che dice questo? Tanto più diventi visibile, tanto più sarai controllato. Adesso se tu sei visibile e sei in sintonia con i proprietari del social network, nessuno ti romperà le palle. Se tu sei molto visibile e non sei in sintonia, verrai chiuso. Quindi c'è sempre, capito? Non è che c'è una visione univoca che dice vado lì, ho risolto, divento grosso, ho risolto. Sempre ti ritrovi di fronte al bivio, sempre ti ritrovi di fronte all'ambivalenza, sempre ti ritrovi di fronte alle due polarità a confronto che costituiscono l'essenza della vita, poi parliamoci chiaro. Certo. Glauco, oggi Twitter, se non sbaglio, le azioni di Twitter hanno perso molto. Sì. Probabilmente è dovuto anche al fatto della chiusura. Veramente, ma tu come vedi questa, a parte la fattibilità o no? Perché io, se ti posso esprimere la mia opinione, io sono anch'io su Signal, ma io WhatsApp lo tengo come tengo Facebook. Ma la mia strategia è un'altra. Io i miei, diciamo, interventi un po' particolari che so che mi potrebbero bannare o interviste su Facebook, io utilizzo la web radio, però logicamente non è che possiamo dire migrate su una web radio, io non dico migrate, dico aprite altri canali, però per esperienza, caro Glauco, io sono 3 anni che li provo tutti, Mastodon, ma tu sei una cavia professionista, una cavia professionista. Io non conosco cavia, tu dovresti essere portato in un laboratorio digitale, essere studiato, perché dice, vedi come si fa, ma non tutti no, ma infatti io voglio dire che non crediate che migrando su MeWe, che ci sono da un anno, però non ha mai portato risultati, che bello, mi possono rivedere tutti, posso dire quello che voglio, no, perché l'unico social, forse come ne parlavamo oggi, Glauco, che permetteva una certa libertà, stranamente è stato chiuso nel 2018, era Google Plus.
Google Plus era nato, penso, qualche mese prima o qualche mese dopo Facebook, ma nel 2013 era Facebook considerato, insomma, il social dei ragazzotti, invece Google Plus delle persone pensanti. Poi, anche lì noi dobbiamo distinguere, perdonami se ti interrompo, se no perdiamo. Allora, una cosa è Google, YouTube, che sono specializzati, Google in ricerche, c'è il monopolio, l'altro c'ha il quasi monopolio del caricamento di immagini in movimento, cioè di videoclip. Se tu sei uno che si vuole occupare di videoclip, vai su YouTube, no? Poi usi anche Facebook, però ti dedichi a YouTube se sei un videoclipparo, se ti senti regista. Se invece ti senti un po' di tutto, perché di questo si tratta, diventi uno di Facebook, perché su Facebook tu ci scrivi, ci carichi le foto e ci metti anche dei video. Va bene? Ci fai anche lo streaming, lo puoi fare anche su YouTube. Vabbè, quindi è un'altra zona ancora. Quindi però e poi invece se tu sei un 140 battutaro o un 300 battute, chi è che ti dà 300 battute? Gab ti dà 300 battute, Twitter ti dà 140 battute. Se sei uno che ami questo clima del lancio delle battute che comunque poi riconducono al video, riconducono a tutta una serie di altri collegamenti, vai su Twitter. Adesso è abbastanza ovvio che i tre si sono incontrati. Certo. Ma E infatti sono era quello che volevo dirti, lo perché so. magari tu non lo conosci, ma nel 2014, 2013 già Google Plus permetteva l'hangout, cioè le dirette, capisci? Cosa che Facebook manco ne parlava. Quindi la domanda è: secondo te questi tre big, si sono incontrati e hanno detto ok, spartiamoci il territorio Ma guarda, digitale? secondo me, scusa se ti interrompo sempre per motivi di tempo e così via, secondo me la questione è che i tre big, come abbiamo accennato, Twitter oggi ha perso a Francoforte il 4,5%, che sembrerebbe tanto. Poi l'ultima volta che ho dato un'occhiata alla borsa di New York, che è ancora aperto, stava perdendo l'8,5%, che non è cumulato, voglio dire. Si perde su una piazza, perde su un'altra piazza, avrà perso su tutte le piazze dove è quotato. Al di là del fatto che questo significa un sacco di cose, la prima cosa significa che N100.000 investitori, per non parlare di milioni, hanno ritenuto di vendere. Cioè, Twitter a noi non ci dà più rassicurazione. Hanno venduto per motivi ideologici, perché dicono ah, è troppo repressore, o solamente per motivi di convenienza? Un po' e un po'. Però prendiamo questo mondo e vediamo che quelli che abbiamo nominato, Alphabet, Google, YouTube, che è un conglomerate, Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, eccetera, un altro conglomerate. E Twitter, che tutto sommato è il più fragile, sono tutti collocati in borsa. I primi due hanno avuto una capitalizzazione mostruosa, sono saliti negli ultimi anni, cioè hanno guadagnato molto più in borsa, che se ne dica, di quello che hanno guadagnato rivendendo pubblicità o rivendendo dati. E anche questo bisogna che la gente se lo metta in testa. Loro fanno delle cose che sono funzionali a mantenere una, diciamo, diciamo, dimensione nelle borse. Perché noi sappiamo che al di là dei fondatori che posseggono dei pacchetti azionari importanti, come nel caso di Google, che i due, Page e Brin, hanno, ma il pacchetto azionario importante significa il 20%, non significa il 50%.
è ovvio, no? Nel caso di Page e Brin è un pacchetto azionario molto grosso, ma nel caso di Zuckerberg è più piccolo il pacchetto azionario e personale del fondatore. Poi ci sono dei pacchetti azionari di controllo che, se noi andiamo a vedere, sono nelle mani dei mutual funds. Cioè, chi sono i mutual funds? Si chiamano Vanguard, BlackRock, State Street, Fidelity, eccetera. Sono un arcipelago di sigle finanziarie che sono tutte legate tra di loro. Cioè, a loro volta i loro incroci azionari conducono a delle proprietà che sono comuni e che, grazie ai risparmi che vengono loro affidati ogni anno, che sono dell'ordine dei 25 trilioni di dollari, comprano pacchetti azionari nelle borse. Ovviamente questi signori hanno comprato tutto, posseggono il 90% del Standard & Poor's. Per non parlare del MIB, noi ci abbiamo BlackRock che in questo momento possiede, secondo qualcuno, 500 miliardi di euro di azionario a Milano. Cioè l'Italia è di BlackRock. Queste tre sigle, ovviamente, al momento in cui c'è l'assemblea ogni anno, chiedono dei poteri istituzionali nei consigli di amministrazione. Per esempio, si sa che loro hanno uomini sia a Google, sia dentro Facebook, sia dentro Twitter, sia dentro qualsiasi altro social network che sia quotato. Allora, che cosa succede? Siccome costoro hanno anche quote di Pfizer, Moderna, Abbott e tutte le farmaceutiche del mondo, e siccome in questo momento bisogna vendere i vaccini, non so se sono riuscito a spiegare, è ovvio che parte la parola d'ordine di quelle che non sono, non le puoi fermare, e dicono: voi siete i social network, chiunque parla male dei vaccini fuori dai coglioni, e lo possono fare. Ma non è che lo fanno perché sono tignosi, lo fanno perché c'è anche un interesse economico finanziario, che poi diventa un interesse politico. Però, perché i governi, la domanda, Glauco, perdonami, che fanno tutti i governi, i famosi stati, la Merkel, i famosi stati oggi sono quelli che Biden viene eletto con i soldi di questi. Quindi quando Trump è stato eletto con i soldi di questi, perché questi qua che posseggono i pacchetti azionari in mercati che continuano a crescere a velocità incredibili, prendono centinaia di miliardi di dollari al momento delle elezioni, li danno sia ai democratici che ai repubblicani. E dopo che hanno vinto, vanno lì e dicono: a frate, mi raccomando, ti ricordi? E quello non può scordarsi, perché aspetta i soldi per la prossima elezione. Ecco, ma quindi Glauco, praticamente è una guerra persa, cioè noi saremmo, dovremmo riciclarci a fare video di cucina, a parlare la guerra persa è per gli abitanti dell'Occidente, non possono contrastare i domina che agiscono in Occidente. La guerra, se di guerra vogliamo parlare, diciamo di aspro confronto, è tuttora in atto tra i vertici dell'Occidente e i vertici del BRICS. Io rimetto al centro BRICS, cioè Russia, Cina, India. Il Brasile ha cambiato, l'hanno recuperato e probabilmente hanno recuperato anche il Sudafrica. Però diciamo che Russia e Cina rimangono gli antagonisti di questa visione. A meno che non ci sia adesso un passaggio epocale, un ponte tra la nuova amministratore Biden e i cinesi,
e a quel punto noi andiamo, marciamo gradualmente verso il controllo totale su scala planetaria. Cioè, la situazione che ci prospetti non dà molte soluzioni o molte speranze, perché anche se, come molti dicono, migriamo, usciamo da Facebook. No, beh, diciamo che cioè, ci vuole un po' di ottimismo, però il catastrofismo effettivamente, Glauco, se... Io dico, intanto dobbiamo metterci in mente che la forza del cosiddetto nemico è questa, e che i rapporti di forza, la base e il vertice sono saltati tutti i corpi intermedi, non ci stanno i partiti, non ci stanno i sindacati, non ci stanno le associazioni dei consumatori, quando ci stanno lavorano per loro, le ONG lavorano per loro e i governi sono nominati da loro. Ma questo bisogna saperlo per poi poter dire che famo. Ma se non sbaglio, l'onorevole Pino Cabras a una delle nostre trasmissioni su Homo Sapiens avevamo discusso, anzi di patto Julian Assange proprio anche, avevamo discusso su una sua interpellanza che voleva presentare insieme ad altri gruppi politici, parlamentari, proprio per arginare questo strapotere. Ma ne sappiamo qualcosa? Ci sono novità o ci sono problemi più importanti adesso? Adesso io non posso parlare per conto di Pino Cabras, è una persona che... L'abbiamo intervistato anche ieri sera, tra l'altro, forse ci siamo dimenticati. Credo che quella cosa abbia subito un po' di rallentamento a causa del voto contro il MES di alcuni, tra cui c'era l'onorevole Pino Cabras. Sì, la mia domanda era un po' provocatoria, però effettivamente, ecco, per far capire, cioè, sicuramente l'onestà dell'onorevole Pino Cabras, però nell'ottica di quello che è successo, nell'ottica della politica. Peccato, perché era un'ottima occasione per far sentire la nostra voce. Noi ci stiamo provando anche col patto Julian Assange, però è difficilissimo. Comunque, diciamo che io prima ho menzionato due dossier che sono nelle mani delle grandi assemblee, e in effetti piano piano secondo qualcuno, anche secondo me, le grandi assemblee si muoveranno per limitare lo strapotere dei social network. La domanda è: Biden li vuole limitare o no? Perché poi c'è anche un altro dossier antitrust, quello che ho descritto prima, cioè sullo strapotere dei mutual funds. Perché l'antitrust americano non è d'accordo che ci siano tre sigle che posseggono il 90% della borsa. Però gli antitrust in passato hanno fatto delle cose, cioè hanno dimostravano in Occidente che i governi erano indipendenti. Adesso sono 20 anni che si continua a dire che l'economia, io dico la finanza, l'economia e la finanza, guidano la politica, e che questa è la battaglia, cioè riportare la politica al suo ruolo di guida nei confronti dei poteri economico-finanziari. Ma non è che io sono catastrofista. Bisogna che la gente capisca che il loro ruolo è quello di consumare di meno, soprattutto roba inutile, indebitarsi di meno perché tanto non serve, un po' di auto-austerità ci vuole. Poi la gente deve studiare per capire dove si trova, perché sennò quelli dell'ultima ora arrivano e dicono: ah, ma io adesso noi andiamo, è come se una volta in fabbrica, allora dice: allora andiamo a menare al capo come si chiama? Il capo isola, che è risolto. Non risolvi nulla, no? Il problema è la rivoluzione industriale. Oggi il problema è la rivoluzione digitale.
Non è che tu cambi social network. Passi da un fabbricone a fabbrichetta e non conti più una Madonna. Conti più niente. Muori, gli fai un favore. Certo. Perché tu sei un residente. Bisogna mantenere, diciamo, il presidio del territorio stesso. Allora, tanto esatto, bisogna presidiare. Presidiare, informarsi, dire delle cose consapevoli, partecipare, la vecchia, la libertà è partecipazione, la libertà non te la regala nessuno, tanto più un social network. Poi dobbiamo renderci conto di questo imponente passaggio per il quale i social network sono fondamentali, che è il passaggio al transumanismo. Questo richiederebbe una trasmissione, certo, come abbiamo certo. già fatto. Però non è qua già la libertà, difendiamo la libertà di pensiero, qua bisogna difendere un sacco di roba, non solo la libertà di pensiero. Bisogna difendere la dignità del lavoro in rete, bisogna difendere la qualità della visione del futuro. Qualcuno la dovrebbe pure formulare, invece di subirla e basta. Certo, sì, sono temi, diciamo, sono temi talmente nuovi che... Nuovi, sì. Mi auguro che la gente cominci ad accostarsi. Per esempio, la gente dovrebbe avere un atteggiamento, deve considerare la pubblicità per quello che è. La pubblicità è uno dei maggiori mali della nostra epoca, perché induce consumo superfluo, fa in modo che i pubblicitari controllino tutto il sistema mediatico, che è una cosa sulla quale bisogna riflettere ampiamente. Come si fa a lasciare il sistema mediatico nelle mani dei pubblicitari? Però allora ci vuole una reazione, perché se tu parli con la gente non è mai la gente non esiste, no? Esistono diversi livelli di consapevolezza, diversi livelli di reddito, esiste una tanta gente diversa, stratificata, quelli che ancora si definiscono, vengono definiti di destra, che c'entra? Quelli che vengono definiti o si definiscono di sinistra, che c'entra? Qua si dovrà rivedere tutta la scena delle definizioni, non so, certo ci vogliono anni, noi abbiamo intrapreso la strada, che è la strada più veloce per le elite. Unificare il sistema di controllo, il sistema dei consumi, il sistema di manifestazione del pensiero, che si chiama New World Order. E c'è chi ha la facoltà. Perché? Perché il maggior baluardo antagonista del sistema capitalista si è sgretolato nel 94. E negli anni di Yeltsin il capitalismo si è mangiato, poi negli anni di Putin ha fatto un po' di risalita, ma Putin non è un socialista egalitario, eccetera. Putin è per un garbato liberismo nazionalista. E i cinesi che cosa sono? Non sanno manco loro. Direi di no. O forse lo sanno talmente bene che hanno paura a rivelarlo, perché non come li vogliamo definire? Non lo so. Cioè noi siamo di fronte, concludiamo con questo, mi dispiace, noi possiamo anche presidiare e dobbiamo presidiare i social network, dobbiamo fare del nostro meglio. Ma sempre di fronte ad un arcano si troverà l'umano.
Non sarà la formula, non sarà la nuova, il liberismo oppure il post-capitalismo o il transumanesimo o qualsiasi cosa, che, o il nazionalismo o il riformismo. Non sono queste le formule, sono, fanno parte di un pezzo di strada, ma sempre di fronte all'arcano maggiore ci si troverà l'umano, ed è proprio a causa dell'arcano maggiore che il potere si stratifica. Perché l'arcano maggiore dice: scusi, lei da dove arriva? Lei, uomo, qua sul pianeta, che fa? Qual è il suo, lo scopo del vivere? E ognuno risponde a seconda della sua religione, a seconda del suo credo. Però nel momento in cui questa cosa, questa visione resta frazionata, e allora ci sarà sempre guerra, ci sarà sempre aspro confronto tra le fazioni. E se c'è aspro confronto tra le fazioni, c'è chi prende il potere e non lo distribuisce. Glauco, che dire, siamo partiti logicamente a parlare dei social, dei domini, siamo arrivati alla filosofia pura, quindi ti ringrazio e spero di fare altre di queste trasmissioni. Le scelte di Zuckerberg e di Twitter sono legate a motivazioni di filosofia pura, cioè di pensiero astratto. Quindi hanno già superato il discorso economico, siamo proprio a livelli superiori di pensiero astratto. Io credo che la ricerca di egemonia non si fondi sul fatto io ho più soldi di te. Questa è la mia visione, la mia idea. Io credo che la ricerca di egemonia si fondi sul fatto io vedo il futuro in un modo più chiaro di come lo vedi tu. E quindi io impongo quel percorso verso quel futuro che vedo io. Questa secondo me è la ricerca di egemonia. Non è che io ho più soldi da te, i soldi sono uno strumento per imporre la mia visione del futuro. Però, questo, e quindi questo è il potere puro. Questa è la ricerca del potere indefinita, indefinita, perché il futuro poi il futuro è un tapis roulant. Più te ci avvicini, più si allontana. Glauco, allora abbiamo sforato, ma con piacere, i 30 minuti perché era doveroso. Ora, noi ti ringraziamo tutti per questa lezione magistrale che ci hai dato su una visione non solo sul territorio digitale, ma anche su una filosofia che sento anche mia. Quindi ti ringrazio. E giovedì sera sai già chi sarà ospite al Patto Julian Assange? Dobbiamo ancora studiare la tematica. No, 30 secondi. Giovedì siamo ancora, non abbiamo un nome, un cognome, non ci abbiamo per il momento. Aspettiamo offerte, vediamo chi verrà chiuso, vediamo chi si candiderà a raccontarci i suoi, ahimè. Insomma, vediamo, troveremo qualcuno. Cercheremo comunque di chiarire sempre di più questo rapporto, che è un rapporto epocale, perché io credo che il rapporto con i social network sia lo stesso rapporto che agli inizi del Novecento gli umani avevano con le fabbriche. Cioè devi capito? Cioè, così come si veniva assunti direttamente per chiamata senza contratto, bisogna arrivare a un contratto planetario che dice che il rapporto tra social network e utente è regolato, e ci stanno lavorando, anche noi ci stiamo lavorando. Anche noi ci siamo. Va bene, grazie Glauco, grazie a tutti voi che ci avete seguito in questa trasmissione e ci vediamo presto. Da Patto Julian Assange, Homo Sapiens e Becciolini Network, buona serata. Ciao Glauco. Ciao a tutti, buona serata a tutti. Grazie.